tornati negli spogliatoi dopo il grandissimo applauso con un tifoso doc con il sangue rosso-blu, Andrea Perugini. Che samba è stata? Una samba grande, non era facile contro un avversario sicuramente che ha un potenziale da categoria superiore, però abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che ci siamo e c'è da divertirci quest'anno. Sentiamo una voce un po' roca, 4 gol in una partita è dura. Io sinceramente non so voi, poi controllerete, io non li ricordo 4 gol di un giocatore in una partita. Non lo ricordiamo a memoria, chiederemo a Pino Perotti, esatto, del suo archivio. Però ecco, grande prestazione, complimenti a tutta la squadra e andiamo avanti partita per partita che ci divertiremo. Grazie. Una curva esultante, la tribuna esultante, 4-2, partita incredibile, siamo qui con due tifosi doc, che samba! Samba, veramente grande, noi comunque ce l'aspettavamo perché dopo le premesse di Ravenna e anche l'inizio di campionato questa squadra gioca e ci fa divertire. Cernigoi 4 gol, cosa che non ricordiamo a memoria, in una partita un gol salvato, aveva subito qualche critica? No, assolutamente, è un grande, grande giocatore, ha tenuto alta pure la squadra. Cosa gli vuoi dire? Chiediamo anche ai più giovani, come ti chiami? Alessandro. Senti, dove può arrivare questa samba? In Serie B. Serie B. È troppo pensare che questa squadra può competere, non dico per il primo posto, ma per andare B a playoff? No, secondo me non è troppo, perché ho visto che anche rispetto agli anni altri, gli anni scorsi, ci sta un bel gruppo rispetto agli anni passati, che tutti quanti si vogliono bene, e poi quando comincia a fare gol un attaccante che prende fiducia, 4 gol è tanto. Pino 4-2 Piacenza, e qui ci sono anche due rosso-blu dentro perché hanno indossato la maglia della San Cristiano Troli, Sebastiano Vecchiola, che samba? Beh, penso che oggi abbiamo visto una samba molto competitiva, un grande Cernigoi, quindi siamo molto contenti, abbiamo ritrovato anche, non ritrovato, abbiamo preso consapevolezza che abbiamo una grande tifoseria. Cristiano, questa samba? Complimenti a Montero che ha dato un'impronta, un grosso ritmo a tutta quanta la squadra, e l'ambiente è veramente una grossa soddisfazione, penso che si possa ambire a traguardi molto importanti. Voi conoscete l'ambiente, questa può essere la scintilla classica che accende San Benedetto? È partita la scintilla. Cernigoi 4 gol, non ricordiamo a memoria una partita Sam con una quadrupletta. Più un salvataggio sulla linea. 25, anche cercati. In settimana qualche critica aveva subito? Vabbè, qualche critica ci può anche stare, se è stato da stimolo sicuramente ha fatto effetto. Grazie ragazzi. Curva Invisibilio 4-2 a Piacenza, una delle favorite del campionato, una grande partita, nel finale si è sofferto 4 gol di Cernigoi. Siamo con Enzo Mistichelli, un tifoso doc. Purtroppo la Samb quest'anno è questa. Noi il troppo gol... per fortuna. Per fortuna. Noi il gol lo prendiamo, ma siamo in grado di rifarne molti di più. Dobbiamo solo sfruttare tutte le occasioni che abbiamo. Oggi le abbiamo sfruttate e abbiamo fatto una grossa prestazione. Il pubblico si è divertito e andiamo avanti così. Guardiamo un attimo il pubblico alle nostre spalle, ci vuole. La curva. La curva in festa, la curva in festa. Dove può arrivare questa samba? Non già limiti, dipende da come si comporta durante le partite. Quanto c'è di Montero? Di Montero c'è il 90%. Grazie. Siamo qui nella tribuna stampa Riva delle Palme, c'è Nicola, appena realizzato il suo quarto gol. Che partita, che samba? Meravigliosa, non venivo allo stadio da tanti anni, ho partita eccezionale. E come mai oggi è tornato allo stadio? Me la sentivo che sarebbe stata una bella partita. Senta, ma questo Cernigoi 4 gol e un gol salvato sulla linea. È bravo, è valido e se li merita tutti. Tornerà allo stadio? Sicuramente. Grazie.